Grazie a tutti voi. Per me ormai è ricorrente la presenza a questa conferenza che fin dalla prima ho assecondato, anche perché, come così ieri ho detto a Brnur, quando ci siamo incontrati, nel settore marittimo costiero sono stato tra i primi, all'epoca in Calabria e ora in Sicilia, ad avviare una collaborazione che, dicevo ieri, ho visto la crescita di prima in Tecno DHI, poi DHI Italia, la crescita in termini generali sui prodotti, sulla gestione del software e il contributo che ha dato alla mia crescita professionale, perché io sono un ingegnere marittimo che opera da oltre 30 anni nel settore delle costruzioni marittime, ma onestamente la possibilità di verificare tanti fenomeni con i modelli numerici del DHI mi hanno veramente fatto crescere. E sono qua oggi per presentare qualcosa, perché sono innumerevoli i lavori che abbiamo fatto insieme, quelli che abbiamo fatto fare a loro in commissione, quelli che abbiamo fatto insieme direttamente, quelli che abbiamo fatto noi come ufficio, o magari con la validazione, con lo sguardo attento finale degli amici e tecnici del DHI, a partire dall'ingegnere Pedroncini, dall'ingegnere Crosta e di tutti gli altri. E onestamente, quando mi è stato chiesto di fare questo intervento, qualche dubbio l'ho avuto. Dico, cosa faccio vedere? Cosa è possibile far vedere rispetto a tutte le cose che abbiamo fatto? E sono partito da un concetto per legare anche il successivo incontro del simposio anche con le cose che vi farò vedere ora. L'integrazione, quindi, come diceva prima Brnur, è da là che sono partito, nel caso specifico la gestione integrata della zona costiera, sia come strumento per i progettisti di inquadrare in un contesto nuovo e moderno tutte le opere da realizzare, sia per chi è preposto alla valutazione, alle autorizzazioni, alla gestione, a partire dalle concessioni demaniali, alla pianificazione dei porti, alla gestione delle opere di difesa. E nell'ambito di questo settore, poi specificatamente, qualcosa un pochettino più innovativo, perché dico, le cose tradizionali ormai diciamo, gli operatori li fanno tutti, mentre diciamo, le cose un pochettino più di dettaglio, forse per far vedere quello che si fa e anche alla fine chiudere con qualche proposta in aggiunta di sviluppo nelle fasi successive anche di nuovi e ulteriori software di supporto. La prima cosa che vi voglio far vedere è la realizzazione di un modello di larga scala per la Sicilia settentrionale, quindi per il mare di tutta la Sicilia settentrionale, che abbiamo fatto in occasione di una serie di interventi che il commissario straordinario per l'emergenza idrogeologica ci ha commissionato per alcune opere di difesa nel Messinese. Qual è il problema? Per un approccio corretto è indispensabile avere la conoscenza precisa, quanto più precisa è possibile, del clima ondoso. E quindi in questo contesto avere uno strumento periplo della Sicilia in cui estrarre mano a mano in qualsiasi punto il clima ondoso per poter valutare e fare poi applicare tutti gli altri modelli, oppure valutare gli estremi per i dimensionamenti delle opere, l'abbiamo ritenuto come prioritario rispetto al resto delle operazioni. E quindi insieme con gli amici del DHI, in attesa anche, perché ho visto pure nelle presentazioni, di arrivare successivamente
a un sistema generale dai modelli di vento in attesa di quello siamo partiti dai dati disponibili del Met Office. Nella fattispecie siamo andati ad acquisire nei punti A1 e A2 i dati Met Office disponibili di clima, quindi di moto ondoso, di registrazione, no, di ricostruzioni georarie, assieme alle ricostruzioni di vento nei punti A1 e A2 per 20 anni, mentre poi abbiamo utilizzato i punti B1, B2 e B3, dove abbiamo preso le stesse ricostruzioni soltanto per un anno per fare una prima calibrazione, e poi alla fine l'intero modello l'abbiamo calibrato definitivamente sui dati di registrazione della boa di Capogallo a Palermo, che ha delle registrazioni soltanto per alcuni anni, è in esercizio da pochi anni. Quindi quello che dicevo prima, un anno qua, 20 anni dall'altro lato, questo così per far vedere le rose del climondoso nei punti base, le rose dei venti nei punti base, l'obiettivo ve l'ho detto, questa è l'estensione del dominio di calcolo. Vi rendete conto che è un tratto di mare molto, molto esteso, e quindi lavorare con tutto questo tratto di mare molto esteso e con i dati disponibili ha comportato una elaborazione notevole. E nella fattispecie questa poi è la mesh di calcolo, sono evidenziate due siti per i quali abbiamo utilizzato in prima battuta il modello, queste le fasi di calibrazione che dicevo prima, dai punti A la prima calibrazione sui punti B con il metodo classico dei feci efficaci, è inutile, conosciamo tutti, quindi consentitemi anche di guadagnare tempo su queste cose, con la trasposizione dei feci efficaci, con l'incidenza del vento, tenuto conto che nella fattispecie il vento in quel tratto di mare non ha una intensità costante, ma decresce progressivamente andando da ovest verso est. E questa è la prima validazione con i due metodi, e sostanzialmente abbiamo ottenuto valori di errori assoluti abbastanza confortanti. La seconda calibrazione, quella definitiva, è stata fatta facendo girare il modello sulla boa di Capogallo, avendo preso in riferimento i dati di registrazione dal 7 marzo al 1 aprile del 2007 con onde anche superiori a 4,50 m. Come vedete dai grafici, la calibrazione è perfettamente riuscita, insomma non ci sono sostanziali differenze. E questo poi, avendo fatto girare i dati sull'intero periodo della registrazione disponibile sulla boa e avendo riportato in grafico la differenza, la comparazione tra i dati ricostruiti e quelli registrati, il massimo di differenza dell'ordine del 10%, che in condizioni del genere ritengo che sia assolutamente accettabile. E nel dettaglio, come l'abbiamo utilizzato una prima volta, in questo contesto dovevamo procedere a individuare un sistema di difesa per il litorale di Tusa, Castel di Tusa, chiamato, che è indicato nel grafico. Quindi abbiamo individuato il punto a largo e attraverso il modello precedente abbiamo estratto, questa è la mesh di calcolo, poi abbiamo estratto i dati di climondoso e poi fatto girare il modello o l'SV nella fattispecie del Mike 21. Queste sono alcune onde significative, così trasposte a costa, quindi in termini generali, nella zona specifica
di Tusa, mentre poi successivamente, come vedete nel grafico, abbiamo individuato tre sezioni di cui avevamo già le caratteristiche granulometriche del fondale, e attraverso il modulo Litt-Drift dell'IPAC abbiamo individuato la rosa del climondoso sottocosta nei vari punti, e in ciascuna sezione abbiamo individuato la chiusura del sistema, l'orientazione di equilibrio della costa, per poter procedere a progettare un intervento di ripascimento artificiale quanto più libero è possibile. Questo è alla fine l'intervento proposto. Si tratta soltanto, cioè l'intervento, la logica dell'intervento è quello, in relazione all'orientazione di equilibrio calcolata precedentemente, andare a prevedere un ripascimento che vada in linea con quell'orientazione, e con un ripascimento minimo, una larghezza del ripascimento minimo nei punti, diciamo a larghezza minore, che sia compatibile con la risalita dell'onda e con la possibilità di erosione legate alla risalita dell'onda. Quindi questo è stato il progetto, alla fine verificato esclusivamente con l'Itline. Di seguito viene riportato nella situazione attuale la tendenza all'erosione dell'intero tratto. Con l'inserimento dei pennelli e del ripascimento si vede perfettamente che all'interno dei pennelli e del nuovo ripascimento la linea di costa si stabilizza, mentre nel tratto successivo c'è una tendenza notevole all'erosione, ma so perché non abbiamo inserito nel modello l'apporto solido del torrente Tusa che è là nelle vicinanze, perché non dà effetti diciamo sul trasporto verso ovest, perché la tendenza al trasporto è tutto da ovest verso est, ma serve soltanto per ripristinare il deficit erosivo che andrebbe a determinarsi per effetto della realizzazione delle opere. E un altro esempio così che voglio farvi vedere è per un caso di un porto turistico. Sempre come ufficio siamo stati incaricati dal comune di Valderice, di cui fa parte il porto di Bonaggia, capisco perfettamente. Vabbè, allora vado avanti perché voglio farvi vedere soltanto una cosa di qua, perché tutto il resto sono applicazioni che conoscete tutti. La particolarità qual è? Questo era il piano regolatore. La prima cosa che abbiamo fatto è un'indagine sulla biocenosi marina, e abbiamo visto che il grosso delle opere andava a finire sulla Posidonia, su una prateria di Posidonia molto ma molto importante per il territorio. Per cui è chiaro che abbiamo rivisto tutta la soluzione progettuale per poter ridurre questo effetto, questa presenza sulla Posidonia, e quindi abbiamo reimpostato tutto lo studio per poter individuare la soluzione ottimale. Qua insomma è chiaro tutta la mesh di calcolo, quella di dettaglio. Questa è la zona in dettaglio dove abbiamo estratto i dati per fare le agitazioni interne. Cioè, questa è la nuova soluzione proposta, in cui, come vedete, sulla Posidonia ci andiamo soltanto per un tratto limitatissimo, e anche questo tratto limitato è stato previsto da realizzare con un impalcato su pali e con un grigliato superiore, quindi con una paratia di pali, in modo tale da avere un impatto sulla Posidonia soltanto per 730 metri quadrati. E quindi siamo ora nella fase dell'analisi ambientale, e quindi nella valutazione di impatto ambientale, per vedere eventuali opere di compensazione e mitigazione per questo impatto che andremo a fare sulla Posidonia. Vado avanti perché le agitazioni interne è inutile, insomma queste le conosciamo tutte. Quello che vorrei farvi vedere invece è questo elemento di novità che abbiamo applicato per la prima volta: l'effetto del trasporto, del possibile trasporto della Posidonia spiaggiata nei confronti della
utilizzazione del porto, e quindi se in pratica interessava sapere che, data questa presenza di banchette di Posidonia che si depositano immediatamente a ovest del porto, se con la realizzazione del porto ci saremmo ritrovati all'interno, quindi chiaramente con tutto quello che ciò comporta. Quindi abbiamo operato prima di tutto con un nuovo programma di calcolo, individuando ai fini le onde di riferimento per questo studio, con le onde diciamo di frequenza annuale e le onde ordinarie di frequenza di 3 giorni. Questi sono i dati di partenza. Questo è il diagramma dell'altezza dell'onda significativa in funzione del tempo per le mareggiate simulate. Questo è la mesh di calcolo per lo stato attuale e per lo stato di progetto messo sopra. Ecco, la parte diciamo più importante e significativa, il modulo è il PT, che va a esaminare la dispersione delle particelle di Posidonia che sono state inserite all'interno del dominio di calcolo da 412 sorgenti puntuali, ipotizzando che ciascuna sorgente rilasci 2 particelle ogni ora a una profondità di 1 metro e di 3 metri dal fondo, e che ciascuna particella si muova con una velocità di sedimentazione pari a 0,01 metri al secondo. Questa è un'ipotesi sulla base di sperimentazione esistente. Siamo in contatto con l'Università di Palermo, con l'Istituto di Ecologia, che ha fatto degli studi anche sulla Posidonia, per poter, in fase di realizzazione dell'opera, invece effettuare un monitoraggio per poter calibrare meglio anche il modello. Questo, diciamo, ci rivedremo poi nella realizzazione dell'opera. Questo è il campo di corrente per una di quelle onde proveniente da 340 gradi nello stato attuale e nello stato di progetto, sulla base del quale è stato abbinato l'altro modulo PT, che dà questo risultato per la stessa onda. Cioè, come vedete, non ci sono sostanziali modifiche nel trasporto delle particelle di Posidonia, ma la cosa che a noi interessava di più non entra dentro il porto, e quindi diciamo che da questo punto di vista ci riteniamo soddisfatti. La chiusura, lo sviluppo di ulteriori tecnologie. Uno è questo, cioè, come sapete, nell'ambito della progettazione dei porti turistici è importante anche poter studiare adeguatamente, esistono tante possibilità, le manovre d'ingresso e le manovre di ormeggio. Questo deve essere la prossima, diciamo, il prossimo sviluppo che magari cercheremo di fare insieme per avere per avere la completezza dei moduli da utilizzare nel campo del nostro settore. E per non andare oltre nei tempi mi fermo qua. Grazie a tutti. Grazie, signor Viviano.